Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di TNT Evolution. Abbiamo appena concluso Redemption e adesso andiamo avanti. Storage Facility. Oh, una canzone nuova se la sentite in cuffia. Voglio dire anche in sottofondo se non avete la cuffia. Non so se posso dare fastidio, ma non credo che il volume dia fastidio più di tanto. Ok. Guardate che bel complesso. Sembra davvero di essere una base. Ok. Già vedo in quella torretta che c'è un chain gunner che deve morire immediatamente. Oh, perfetto. Anche sulla destra adesso. Ok. No, no, tu muori, Posso muovermi dalla zona di inizio, sì? No? Ah, e comunque se mi state chiedendo perché i proiettili attraversano questa grata, perché in pratica è un muro impassabile per il giocatore, ma passano i proiettili. Dovrebbe essere a doppio fondo per non permettere il passaggio. Controlliamo qui. Oh no no, doppietta. Cavolo, no. Meno male che... Con chi stavo lottando? Contro un incubo. Credo che uno spazio così stretto ci serva per forza la doppietta. Guardate queste texture come sono belle. Sembra veramente che stiano registrando qualcosa. Ok. Non so davvero... Oh, un'armatura c'è qui. Questo me la devo ricordare. Perché per il momento sto bene sia d'armatura sia vita, quindi andiamo con calma. Magari non facciamo rushing through the area, cioè correre attraverso la mappa. Oh, perfetto. Anche quello lo facciamo saltare, non si sa mai. Che strano. Oh no no no. Aspetta, no no no. Ecco. No, da dove arrivano? Mamma mia, non so come li ho evitati. Devo abbattere subito questo Revenant. Perché sono morti qui questi due? Ah, eri tu qui dentro. Ma allora sei facile da uccidere. Ecco fatto. Appunto perché non poteva muoversi. Non credo sia possibile salire in queste torrette. Oh sì, invece. Grandi. Sono grandi quelli di TNT, veramente. Anche se alcune scelte di level design per le mappe che vengono dopo. Dopo lo capirete perché. Ecco, per esempio mappe come questa non mi dispiacciono affatto. Ma ci saranno mappe come la mappa, credo, 28, Ballistics. Anche quella è molto difficile. Vabbè, ma d'altronde sono le ultime mappe e quindi lo posso ancora comprendere un pochino. Allora, rimaniamo qui e vediamo se riusciamo a creare qualche... Oh no. No, non me lo dire. Questa zona... Intanto sto colpendo, lo so che non lo vedete, ma... I proiettili del fucile, come tutti i proiettili di tutte le armi in Doom, possono vagare anche oltre la mappa. Vedete, arrivano fino a quel muro marrone lì in fondo. Quindi ho beccato in questo momento due shotgunner e un chain gunner. Sì, lo so, non li vedevo bene nemmeno io. Allora, io ricordo che qui c'era un Archvile da qualche parte. Dov'è l'Archvile? Eccola, eccola, lo sapevo che compariva qui. No, mi ha beccato. Mi ha beccato, accidenti, mi ha tolto non so quanta vita. E questo è stato veramente un peccato. Oh. È possibile salire qui? Compagnia.
cosa bisogna fare qui. Oh, c'è ancora qualcuno qui dentro. Ok. Sono molto realistiche queste strutture, devo dire la verità. Oh no, per favore. Ecco, per esempio qui ha proprio tutta l'impressione di essere una trappola, però non riesco a... Ecco, vedete? Lo sapevo che c'era qualcuno qui. Cioè, se voi entravate, esplodevate in aria. Cioè, saltavate in aria. Quella per esempio era una buona trappola, però era evitabile, come potete vedere, si poteva capire. Aia. Ah, la stella qui in mezzo fa male. Allora, entriamo qui, dato che avevamo già ucciso qualcuno. Ok. Madonna, questa mi ricorda tanto la mappa 2M2 del primo Doom, di Ultimate Doom. Containment Area, mi ricorda tanto quella zona lì. Intanto sento un Revenant. Oh no, non sento solo un Revenant, sento tanti nemici spawnare in posti diversi, perché... Oh no, non me lo dire, sono attorno qui. Doppietta, fai il tuo lavoro. Vedete? È imbattibile in zone chiuse come questa. Vabbè. Finiti? No, evidentemente no. Ecco, adesso se entravo qui mi telefraggavano. Ancora. No, vabbè, non ci credo. Ma quanti ne sono? Ok. Non vorrei sbagliarmi, ma siete... Sì, ma dai, ma quanti ne siete? Tu da dove sei uscito? Finiti. Vorrei proseguire, sapete com'è. Allora. Oh, accidenti, guardate lì. Brutta scelta, ragazzi miei, brutta scelta. Ti posso uccidere tutti anche da qui. Roba da matti, stanno cercando di entrare, ma io... È come... L'ingresso delle termopili. Non importa il loro numero, moriranno continuamente. Ma che cavolo sta facendo quell'Archvile? Stava... resuscitando il tipo per non farsi beccare. Smettila. Ok. Direi che stiamo andando piuttosto bene per il momento. Ancora? Ma non ci credo. No, vabbè, non ci credo. No, sì, piano. Ma non ci credo. Ancora, ancora. Ma da dove arrivano? Io questo non comprendo. Allora, la chiave blu l'ho presa. Se faccio una corsa probabilmente lì ci arrivo. E prendo anche la Soul Sphere. Però magari meglio non prenderla adesso. Magari meglio prenderla a fine mappa, come al solito. Allora, magari scendiamo qua. Vabbè, ma ancora un altro. Questo spawn point è molto pericoloso. Meno male che me ne sto accorgendo pian piano. Guardate lì, guardate quante carcasse ci sono. Ma ancora ci sono qui. Ok. Ok, uno se n'è andato. Ci se ne sono ancora qui sopra queste casse. Ah, eccola lì la chiave rossa. Come si arriva lì? Accidenti, questo è un dannato labirinto, questa mappa. Mi ha sparato? Qualcuno mi ha sparato da... No, 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 no. Così non va, così non va. No. Ok, evitato non so come. Ancora, non ci credo. Ma guardate qui, un altro spawn point stranissimo. Finiti? No. Adesso credo proprio di sì. Romero, ah. Il nome del programmatore John Romero è qui. Allora. Vediamo un po'.
qua. No, sono caduto. Allora, è andato labirinto questa zona. Allora, io la chiave blu ce l'avevo ed era lì, però qui dietro la chiave rossa anche, non sto capendo. Allora, torniamo indietro. Allora, in pratica questa è l'altra porta. Allora scendiamo da qui e controlliamo anche questa zona. Ok, si entra da qui. Però come si sale? Non si sale? No, perfetto. Allora devo per forza tornare indietro così e saltare di qua. Chiave rossa, eccola qui. Abbiamo anche la chiave rossa. Però ciò che mi preoccupa è che questa zona, eccola qua, sembrava appunto inesplorata. E infatti lo è. No, mi serve lo shotgun normale. Anche se ha fatto lo spezza di animazione, i suoi colpi sono andati a finire qui, perché ero troppo lontano e non mi ha potuto mirare come dovrebbe. Allora, a volte funziona questo trucco, però non sempre, quindi mi raccomando, non fateci troppo affidamento. E direi che, dato che abbiamo tutte e due le chiavi, di proseguire. Magari è un po'... Ma da dove mi spara? Ma chi mi spara poi? Ah, sei tu. Ecco fatto. Abbiamo pochissima armatura, lo so. Ma adesso con questo chiavetto andiamo qua. Oh cavolo, che casino c'è qui dentro. Vi assicuro che quello che vedete voi vedo anch'io, E per il momento ho notato che lì c'è un mancus, ma anche sotto di me ce n'è un altro. Ma non preoccupatevi del mancus, perché i colpi in verticale non li può lanciare. Quindi per il momento occupiamoci solo del tizio lì. Roba davanti. Ci sono degli spettri qui sotto che mi stavano aiutando. Lì c'è il plasma gun. No, sono troppo preoccupato dal fatto che non vedo. Magari nell'altra porta, che era molto più in alto. Eccola qui. Infatti, lo sapevo che c'era un'altra. Eh no, da qui va molto meglio, posso vedere tutto. Aia, posso anche sentire tutto. Ah, da qui si sale? Perfetto. Sì, da qui si scende anche, da quello che ho capito. Meglio così. Allora, quello lo facciamo saltare però, pericolosissimo. Però adesso bisogna occuparsi di questi spettri che non vedo. Ah, no, c'è uno qua. Eccolo qui. C'era un altro ingresso e non ci ho fatto proprio caso. Allora, intanto l'exit è qui vicino, non so se l'avete visto, era lì sopra. Accidenti, però che razza di labirinto è questo, questa mappa? Oh, Beast Vision, ti ha ringraziata. Da quanto tempo che non vedo questo power up? Oh, adesso posso vedere com'è la luce del giorno. Meno male. Sì, per alcune versioni di Doom questo power up veniva chiamato Beast Vision, mentre invece adesso è chiamato Light Amplification Goggles, ovvero occhiali di amplificazione di luce. Vediamo un po' come... Ah, è uno. E due. Ok, e abbiamo preso anche questo. Direi adesso di avviarci verso l'exit e vedere se c'è qualcuno dentro. Ovviamente c'è. Ok, la mappa è finita, quindi adesso ci focalizziamo a raccogliere i power up che abbiamo lasciato dietro. Allora, inizio con il dire, la Mega Sphere non credo si possa prendere, a meno che non si sappia da in quale segreto c'è. Quindi adesso per il momento prendiamo la Soul Sphere, perché vedete, non so come arrivarci qui sopra. Adesso torniamo indietro perché dobbiamo raccogliere, se vi ricordate, all'inizio livello c'era l'armatura. Andiamo un attimo a raccoglierla, quindi, per non essere in difficoltà nei prossimi livelli.
Ecco qua. Però comunque, non so se avete notato, c'era solo un'armatura all'interno di questo livello. Dovete metterne più di una. Accidenti. Possibile? Allora, adesso risaliamo. Risaliamo di qua. Comunque, se vi state chiedendo quanto dura il Light Amplification Goggles, dovrebbe variare dai 3 minuti, credo. 3 minuti. Storage facility completata. Andiamo un po'. 98, 90 e 0%. Ok ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me ancora in questo episodio di TNT Evolution. Ci vediamo nel prossimo.